Bentrovati ad una nuova settimana in compagnia dell'agenda di Telebelluno. Ecco le proposte per martedì 14 agosto. Parliamo subito di un'interessante iniziativa, un caleidoscopio musicale e gastronomico della durata di 6 giorni. È così che gli organizzatori amano definire il Castaldic Music Festival di quest'anno. La località sopra Barb di Sedico è infatti pronta da martedì 14 agosto ad accogliere svariate realtà musicali sempre più eterogenee, dando anche la possibilità al pubblico, con ovviamente l'ingresso libero, di degustare molte pietanze sia tradizionali che innovative accompagnate dalla buona musica. Essendo una manifestazione in mezzo alla natura, si comincia martedì con l'esibizione di un cantautore che la natura, soprattutto gli alberi, gli sa proprio decantare. Si tratta di Francesco Camin, noto per le sue campagne di forestazione nelle zone aride del mondo. Poi ovviamente tanti altri artisti. Ricordiamo che questa iniziativa è a favore del Comitato Policino, ossia dell'associazione che è molto nota in provincia per le sue attività a favore dei bambini più bisognosi di Petrosciani. Ovviamente il tutto è condito dall'ottima gastronomia preparata dai tanti volontari, dagli chef del Castaldic Music Festival, e vi invito anche a consultare il sito internet e pagina Facebook per avere ulteriori informazioni. Adesso cambiamo argomento, rimaniamo sempre in località Sedico, rimaniamo a parlare di feste di sagre paesane, perché continua anche martedì 14 agosto l'appuntamento con la tradizionale sagra di San Rocco a Prapavei di Sedico, una manifestazione che viene organizzata dal gruppo San Rocco, dai tanti volontari del gruppo San Rocco, con il patrocinio della Proloco di Sedico. Martedì 14 agosto si comincia alle 16 con l'apertura della frasca e l'esposizione dei lavori di artigianato artistico e locale. Alle 19.30 è prevista la cena tradizionale con specialità galletto allo spiedo e poi dalle 21 si balla con l'orchestra La Tua Idea. Insomma, tante proposte che continueranno poi ovviamente anche nella giornata di Ferragosto, mercoledì 15, già dalle 10 del mattino con l'apertura della frasca, l'esposizione dei lavori di artigianato artistico, il grande pranzo di Ferragosto alle 12.30 e poi tanto intrattenimento anche nel pomeriggio, per poi concludere la festa giovedì 16 agosto. E noi vi abbiamo presentato così due iniziative che si svolgono martedì 14 agosto nella nostra provincia. Vi ricordo che se anche voi avete piacere di rendere note delle attività, delle proposte, potete mandare una mail all'indirizzo promo@telebelluno.it. Vi ricordo di indicare vostro contatto telefonico, oppure potete direttamente chiamare la nostra redazione. È davvero tutto per oggi, buona continuazione d'ascolto, arrivederci!